Sarà inaugurata questa sera, intorno alle 19.30, il centro di accoglienza del progetto Turismo Rigenerativo a Capizzo, nel comune di Magliano Vetere. Il centro rappresenta un primo tassello di un sistema di offerta turistica. Noi inauguriamo il centro di accoglienza a Capizzo e automaticamente possiamo dire che in questo momento abbiamo posto le basi e abbiamo le strutture per iniziare un discorso che deve assolutamente portare a un turismo di qualità in queste zone, non solo a Magliano ma in tutta questa parte del Civetto. La manifestazione consisterà nell'inaugurare questo centro, parleranno alcune persone che particolarmente sono coloro i quali rappresentano gli enti interessati nel caso specifico, presidente ed ex presidente della comunità montana, quindi presidente attuale e presidente al tempo che fu fatto l'appalto, presidente ed ex presidente del Parco Nazionale del Cilento, l'attuale sindaco che sono io, l'ex sindaco che ha avuto un ruolo prima di me e i sindaci dei quattro comuni che sono stati, come si può dire, l'appalto del Pit Parco ha interessato questi quattro comuni, quindi Magliano, Stio, Camporo e Fritto. Allora, l'inaugurazione a Capizzo non riguarderà solo il centro di accoglienza, ma riguarderà anche una biblioteca, un parcheggio che abbiamo fatto, un impianto di pubblica illuminazione. Abbiamo colto l'occasione particolarmente per abbinare le cose e insieme all'inaugurazione della biblioteca andremo a inaugurare anche questa sede che abbiamo dato alla società Cilento Regeneration. Ma io direi che Cilento Regeneration rappresenta un passo già più in là di quello che stiamo inaugurando, cioè successivamente Cilento Regeneration dovrà adoperarsi per continuare e per mettere in rete quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè la struttura che noi andiamo ad inaugurare sarà di supporto a Cilento Regeneration e al GAL che abbiamo costituito.